Ringrazio il signor Piero Di Caterina per questa testimonianza che arriva da una persona che conosce molto bene il problema della corruzione a livello dei grandi appalti. Personalmente penso che non ci si possa fermare a quel livello. Dobbiamo affrontare un problema che riguarda l'educazione dei cittadini italiani. Perché il problema della formazione etica delle persone comincia sin dai primi anni di vita e la scuola ha una grandissima responsabilità. È lì che la battaglia deve essere impostata e forse se la si imposta a quel livello possiamo sperare ragionevolmente in un certo lasso di tempo di vincerla. Il che non significa che non bisogna fare quello che ha fatto lei e seguire il suo esempio, per il quale io le esprimo il mio apprezzamento e la mia ammirazione. Do l'informazione ai presenti che sono disponibili un certo numero di copie di questo libro curato da Piero Di Caterina con la giornalista Laura Marinaro, quindi se qualcuno in cui è esaminato nel dettaglio tutto il fenomeno e l'esperienza vissuta dal signor Di Caterina. Passo la parola adesso al dottor Antonio Ferraro, che affronterà l'altro tema delicato e interconnesso con gli altri due che sono oggetto dell'incontro di questa sera, e poi concluderà i lavori il giudice Ingroia. Passo il microfono al dottor Ferraro. Buonasera a tutti. Io stasera... ha già dal manifesto, quindi non so spesso. No, già dal manifesto e anche stasera mi assumo un onere forse molto più grosso delle mie capacità, ma penso che per un tema importante che è quello dell'occupazione, del lavoro, valga la pena di spendere o di provare a spendere le capacità di proposte di cui uno è capace o che comunque derivano da una sua personale esperienza nel mondo del lavoro e nella vita di tutti i giorni, sapendo che pur convenendo con Nilo Gardino che il maggiore investimento va fatto a livello ovviamente delle scuole, c'è un tempo per tutto e c'è anche un tempo da vivere che è quello ovviamente dell'immediato. Quindi io mi vorrò cimentare vi prego, leggetela anche voi come una scommessa personale su un tema che è quello di garantire l'occupazione, ovviamente attenendomi anche al filone madre, se così lo vogliamo chiamare, dell'incontro nostro di stasera e dell'iniziativa importantissima di domani che prova a mettere insieme tutte le forze progressiste vere di questo paese per avanzare proposte per cambiare questa società in nome di una cosa che si chiama la dignità del lavoro. Partendo appunto dal tema di stasera che con Antonio andiamo ad affrontare, con Antonio Ingroia, a cui ovviamente io faccio i miei complimenti per essere stato denunciato da gente del calibro che ricordava Romolo Rea, e partendo quindi dalla Costituzione, io affronterò, cercherò di essere, non dico breve, ma di pigliarmi un tempo non lungo, per questo motivo ho preparato delle slide, perché normalmente quando ho un microfono in mano e ho un tema così grosso riesco praticamente a perdermi nei miei ragionamenti. Ma voglio partire, quindi vi prego di seguirmi proprio in uno scalettamento ragionato. Noi siamo in un paese che è l'Italia. Qualsiasi paese, qualsiasi società, qualsiasi associazione si dota di uno statuto. Sono le regole che valgono per coloro che appartengono a quell'associazione, a quella società. Noi apparteniamo all'Italia. Diciamo che siamo una repubblica, una nazione civile, che all'articolo 1 dice appunto l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Ma quello che più mi ha colpito in questa rivisitazione in chiave lavoristica è stato in particolare l'articolo 3 e l'articolo 4 della nostra Costituzione.
dove troviamo che il compito della Repubblica è rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. E qui mi torna in mente il mio percorso di studi, quando, leggendo Feuerbach, mi colpì e mi è rimasto l'affermazione: non vi è filosofia nella mente di un uomo se vive in una stalla e dalla pancia vacante. L'articolo 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto, stiamo parlando di diritto, al lavoro, e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Molto velocemente voglio ricordare anche l'articolo 35 e il 36, dove tutela il lavoro in tutte le sue forme di applicazione, parla della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità e parla delle condizioni basilari. Al 37 e 38 ancora va nello specifico su quali devono essere le condizioni di lavoro, ma vi prego tutti, perché è un bel esercizio rileggersi la nostra Costituzione, in particolare ovviamente la prima parte, ma per il ragionamento che svolgeremo stasera voglio in particolare rileggervi l'articolo 43 e poi un articolo successivo, il 46. Ai fini di utilità generale, la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazioni e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale. Quindi mi pare che la politica non stia facendo un grosso sforzo quando si accorge che la telefonia e la rete della telefonia è essenziale per il nostro paese e quindi bisogna ad ogni costo impedirne una privatizzazione estera addirittura. Ma per concludere questo ragionamento di Costituzione e lavoro, voglio praticamente rileggervi il 47, che ci dice: la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito, favorisce l'accesso del risparmio popolare alla propria abitazione, dell'abitazione, alla propria diretta coltivazione e al diretto investimento azionario dei complessi produttivi del Paese. Ma perché? Perché questo è successivo al precedente, che ci dice una cosa fondamentale che sarà ripresa nella proposta che vado a formularvi. Ai fini dell'elevazione economica e sociale del lavoro, in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto, anche in questo caso il diritto, dei lavoratori a collaborare nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi alla gestione delle aziende. E allora, un'altra notizia e poi arriviamo alla proposta. A quanto ammonta oggi, dalla crisi generale aziendale, dalla caduta, dalla perdita di lavoro, la spesa per gli ammortizzatori sociali? Nel 2010, secondo i dati dell'INPS, la spesa per gli ammortizzatori sociali è stata di 20 miliardi l'anno. Proiezione 2011, CGL 32 miliardi. Le persone in cassa integrazione, perché sono praticamente dati che tutti recitiamo ma nessuno ci si sofferma più di tanto, sono 500.000 i lavoratori a zero ore che hanno avuto in media una perdita di 7.300 euro a testa l'anno. La cassa integrazione è diffusa ovviamente dove maggiore era diffuso il tessuto produttivo, quindi troviamo al primo posto le regioni del nord e man mano a scendere verso il sud. Quindi le considerazioni che io vado a fare sulla base dei ragionamenti presupposti sono proprio questi. Assistiamo impotenti ad una globalizzazione dell'economia che, in nome della prevalenza della legge di mercato, sta minando alla radice la società civile. Il lavoro manca, il lavoro è meno perché un intero sistema produttivo sta finendo. Crisi dell'industria, crisi del commercio, delocalizzazione del sistema produttivo. Alla politica è
assegnato un compito, ne discutevamo anche con Antonio Ingroia qualche sera fa, il dovere di dire che nulla sarà come prima dopo questa crisi, che il fantomatico treno della ripresa che sta sempre per arrivare, sempre annunciato dal governo Letta, sarà un treno che non passerà, e se passerà avrà le porte blindate, lasciando a piedi il 30-40% della forza lavoro di questa nazione. Allora bisogna individuare un nuovo modello di sviluppo. Io mi permetto di avanzare una proposta mirata praticamente a trovare le risorse per riqualificare, perché noi dobbiamo puntare allo sviluppo che trovi nel turismo in quest'Italia le qualità delle risorse, la qualità delle risorse. Abbiamo però un paese in decadenza, è inutile che stiamo a nascondere, abbiamo una decadenza nell'ambiente, nei beni culturali, monumentali, nella cultura in senso generale. Secondo me è il caso in questo momento invece di fare un po' sulla falsariga di quello che accadde nel 1993, quando vi fu un patto definito storico tra sistema produttivo e mondo del lavoro, un nuovo patto, un patto per lo sviluppo tra sistema economico, produttivo e finanziario e mondo del lavoro, che potrebbe essere la strada per una speranza di futuro per le nuove generazioni. Lo ricordava anche Nino Gardino, noi non siamo più le nuove generazioni, ma siamo quelli che probabilmente si sentiranno di più del fallimento per non dare una speranza di futuro alle nuove generazioni. Allora dobbiamo interrogarci. In questo patto si può chiedere al sistema economico, imprenditoria, rendite, sistema finanziario, di mettere le risorse economiche per investire sull'ambiente, sulla cultura, sul turismo di qualità. E ai lavoratori dobbiamo incominciarcelo a dire, perché le proposte praticamente di assegni sociali, di salario di cittadinanza non bastano, perché sono solo spesa, noi abbiamo bisogno di risorse. Allora facciamo praticamente questo patto in cui i lavoratori mettano in questa società, ente nuovo, quello, società di scopo, quello che ci vogliamo creare, la loro opera, se in cassa integrazione o in mobilità, in modo corrispondente ovviamente tra salario e orario, ovvero sia i 500.000 lavoratori che oggi sono in cassa integrazione e praticano prevalentemente il lavoro nero per arrotondare la loro retribuzione che era praticamente a fondamento del sistema di vita, chiediamogli di rendere disponibile il loro capitale lavoro, impegnandoci a portarli a salario pieno, avendo in questo modo il diritto come politica di chiedere all'imprenditoria, alla finanza, di mettere sul piatto quantomeno una quota corrispondente in know-how e risorse disponibili in modo da riqualificare il sistema paese. Quindi un ritorno all'economia reale si impone e l'Italia deve necessariamente puntare a uno sviluppo che punti su ambiente, cultura, portualità e agricoltura, nella consapevolezza che questi settori possono portare e mantenere risorse indispensabili per il settore manifatturiero. Concludo dicendo che in questo patto si potrebbe prevedere quello che vi accennavo prima, una società di scopo, può essere Sviluppo Italia, può essere un'altra cosa, un'altra che andiamo a creare, può essere la stessa protezione civile, che sulla base appunto dell'articolo 46 della Costituzione però preveda una rappresentanza paritetica tra mondo del lavoro e mondo dell'imprenditoria, perché le società di capitale si fanno anche così, tra soci che mettono il lavoro e soci che mettono praticamente le risorse economiche, perché se questi principi basilari a una società civile che ovviamente fa economia non li rispettiamo più, non siamo più in Italia, siamo in un altro paese che io ancora non riesco a definire. Mi hanno assegnato un compito un poco lungo, purtroppo. Questo è sul versante nazionale, però siamo a Formia. Azione Civile vuole essere anche un momento di reinsediamento delle politiche nei comuni e nei territori. E quindi mi è stato chiesto, anche in virtù di una certa esperienza fatta anche nell'amministrazione pubblica, di ragionare sulla nostra città. Cercherò di farlo anche in questo caso, velocemente, ma con una proposta anche qui
abbastanza chiara, almeno per quanto mi riguarda. Poi all'ascolto il giudizio o le convinzioni. Ok, c'è una carrellata su quelli su dove siamo, Formia, cittadina di 37.000 abitanti, con una forza lavoro e non lavoro, perché è un tasso di disoccupazione abbastanza importante. Vi do i dati più essenziali. Abbiamo una popolazione residente fascia di età, poi a chi le chiederà daremo praticamente proprio tutte le slide, tutto lo, il lavoro fatto, diciamo, per fare il ragionamento, siamo disponibili a fornirli a chiunque ce lo chiede. Ma abbiamo dati grossi, e questo parliamo di dicembre 2010, che c'è stato anche un aumento, a Formia un totale di 1.273 disoccupati, che potrebbero anche entrare nel ragionamento che facevamo per il livello nazionale. Abbiamo però anche 336 inoccupati. La differenza lo sapete tutti, i disoccupati sono quelli che hanno perso il lavoro, gli inoccupati è quello che l'incontro col lavoro non l'hanno mai fatto. Anche a Formia c'è questo problema, ed è molto sentito. Infatti ho sentito dall'amministrazione comunale una grossa preoccupazione verso 300 poveri a Formia, che caso strano coincidono, ma non strano, coincidono proprio col numero degli inoccupati, sforzandosi di trovare una risposta però che è abbastanza ovviamente provvisoria, quantomeno caritatevole, mentre io penso, da lavorista, che la prima risposta che noi dovremmo dare è una risposta che deve incontrare la dignità delle persone, e quindi dare un assegno, un contributo in cambio di un lavoro, perché il lavoro è fondamentale per l'essere umano. Vi risparmio ovviamente l'ulteriore analisi sul territorio per andare alla slide che mi interessa di più, per il ragionamento e la proposta che vi vado a fare immediatamente. Siamo a Formia, io sono entrato, non so nemmeno io come a dire il vero, nel catasto, nel sistema del catasto, ed ho verificato, ma chi sta in amministrazione lo potrà fare molto più agevolmente, che a Formia, appunto, a fronte di circa 37.000 abitanti, abbiamo complessivamente unità immobiliari pari a 35.700. Quindi ogni cittadino ha una unità immobiliare. Beh, non per fare la legge del pollo, l'indagine Istat, ma per una popolazione di 37.000 abitanti sono più che sufficienti, mediamente, sulle 15.000 unità abitative. Quindi abbiamo Formia, che è città riconosciuta turistica, e quindi è giusto che sia così, 35.756 unità fabbricati nel 2006, per cui parliamo di quei licenziati nel 2006, per cui c'è già un aumento prevedibile, oltre l'abusivismo che pure in questa città è presente. Comunque, e abbiamo almeno 20.000 il numero di immobili stimabili come seconda, terza, quarta abitazione. Allora c'è un dato, e io l'ho chiamato interesse e solidarietà. Ne avevo anche già parlato in tempi passati con alcuni di voi, ma con Antonio questa è l'occasione di una ripartenza, se c'è condivisione, come ho trovato che c'era. Dobbiamo anche ragionare su questa cosa. Il valore di mercato degli immobili di Formia è superiore a quello dei comuni del circondario, perché Formia era sinonimo di qualità. A Formia un appartamento di 100 metri quadrati di media costruzione, di media qualità, vale mediamente 350-400 mila euro, a seconda delle zone dove è posizionato. In alcune zone di Formia vale anche molto di più, si va dai 7.000 euro al metro quadro ai 2.000 euro a metro quadro nell'estrema periferia, con una media di 4.000 euro a metro quadro su tutta la costa. Allora, io parlo di interesse e solidarietà, e adesso ci capiremo forse di più. Partendo dal fatto che bisogna fermare il declino, perché se questa era una città che era sinonimo di qualità e quindi aveva questo valore aggiunto, perché a Scauri non è così, a Scauri valgono quasi la metà, nei paesi dell'entroterra siamo a meno della metà il valore degli immobili, allora c'è un valore aggiunto.
ma bisogna fermare il declino e mantenere la qualità, perché dobbiamo essere tutti consapevoli, soprattutto i proprietari di immobili, dei famosi 20.000, che da una città riqualificata e solidale vi è un vantaggio per tutti, a partire dai proprietari di immobili che manterrebbero quindi dalla città riqualificata il differenziale di valore. E allora, a Formia, oramai una considerazione ulteriore fatemela fare, è una città in bilico, bisogna scegliere, perché ora giunge una situazione socio-economica paragonabile con quella di analoghe cittadine dell'Italia centro-settentrionale, oppure ci si avvia verso il baratro della condizione urbana socio-economica meridionale, e gli attacchi ci sono tutti i giorni, la deriva è possibile. Ma la qualità urbana è una precondizione per lo sviluppo, deve essere reale, deve creare lavoro reale. Bisogna incominciare a fare progetti di utilizzo dei beni demaniali a fini produttivi, bisogna incentivare e promuovere il turismo, bisogna riprendere progetti come l'ostello per la gioventù, perché noi abbiamo un'offesa all'economia di questa città. Abbiamo l'istituto alberghiero di Formia che ha 200 posti letto di convitto, che è chiuso dal 15 giugno al 15 settembre, sul quale l'amministrazione Bartolomeo, assessore Ferrato, poi sarei stato io, fece un progetto approvato dalla regione e dalla provincia per farci un ostello della gioventù nel periodo estivo, rimettendo in pista anche 100 posti letto di albergo cosiddetto didattico che sta in quell'istituto, e lì giace dalla bellezza di 7 anni. Questa è un'offesa all'economia, perché quel tipo praticamente di utilizzo, quel progetto messo in relazione con l'attività bellica di questa zona, di Vindicio, con le manifestazioni internazionali della vela e quant'altro possibili e anche realizzate, tipo ricordo l'Arian Scap, potrebbero praticamente essere un volano per l'economia di questa città. Ma senza soffermarmi più di tanto su questa, voglio arrivare al progetto, all'idea progettuale finale. Per me è necessario un progetto di sviluppo che, come vi dicevo prima, coniughi interesse e solidarietà nell'accezione che vi dicevo prima. Interesse perché mantiene gli immobili, mantengono il valore, solidarietà perché si crea lavoro e conseguentemente c'è sviluppo perché viene immessa una massa economica nel tessuto cittadino, commerciale, produttivo, di servizi, di artigianato e quant'altro. Questo si può fare creando un fondo per lo sviluppo, anche con le risorse derivanti dall'IMU e perché no per le seconde case. Roma ha già portato in illo tempore l'IMU al 10,5 per mille, Formia ce l'ha al 9,5, quindi solo un punto di percentuale sull'IMU, in considerazione delle cose che vi dicevo prima, già ci consentirebbe di avere un buon capitale economico pari a circa, stimato in almeno 2 milioni di euro, che ci consentirebbe, stima fatta 2 milioni di euro, siamo di fronte ad almeno, con un lavoro part time o praticamente di un certo tipo, però sempre utili ovviamente, di occupare intorno alle 200 persone. Ma per fare che? Per predisporre e fare un progetto di manutenzione della città, per riqualificare il territorio e il turismo e creare appunto un circolo virtuoso di sviluppo ed occupazione vera e utile, e non più quella da stanno strillando fuori la porta, vediamo come possiamo accontentare. Sarebbe necessario costituire un'apposita società, una specie di società di scopo, o comunque rivisitare statuti di società che esistono per caratterizzarle e creare per esempio consigli di amministrazione con dentro rappresentanze dei quartieri cittadini, perché io vedo questa forza lavoro abbastanza imponente che deriverebbe da questo progetto distribuita nei quartieri cittadini, perché nei quartieri cittadini si vede dove è il degrado e si riesce ad intervenire quindi per riqualificare e percepire anche una qualità maggiore e diffonderla. Quindi un consiglio di amministrazione composto in questo modo. Teoricamente basterebbero 50 centesimi al giorno per gli immobili che abbiamo disponibili per arrivare almeno a 4 milioni di euro e quindi
occupare molta più gente, circa 300-400 persone. Oltre a questo vi dicevo, e vado a concludere, che bisogna comunque sedersi, come si suol dire, attorno al simbolico tavolo per discutere dei beni demaniali e cominciare a fare progetti di rilancio che prevedano praticamente anche partecipazione privata ed esterna, ma che prevedono momenti di sviluppo. Il sindaco conosce quantomeno Semenap, colonie di donato, Formia Fishing acquisita al patrimonio dello Stato, la Profiscia acquisita, l'istituto alberghiero di cui parlavo prima, l'ex Senau, 17 ettari di terreni di ex, praticamente fattoria agricola pressoché in stato di semiabbandono, le strutture archeologiche di cui Formia è ricchissima, i beni demaniali che vi sono solo alcune delle opportunità di sviluppo mediante appositi piani di investimento che si può prevedere che si facciano mediante anche l'azionariato diffuso. Ovviamente dicendo ai cittadini, se partecipate a questo sviluppo, a questa impresa, sarete anche voi interessati allo sviluppo, e così forse si può incominciare a rallentare quella logica del formiano che è insofferente verso le presenze turistiche, perché il formiano prevalentemente è pubblico dipendente o è pensionato, quindi diventa addirittura insofferente nella maggior parte dei casi allo sviluppo che porta ovviamente il movimento. Questo è un progetto di sviluppo e lavoro con interesse e solidarietà. Io penso che possa essere realizzato, però bisogna avere la forza, come di Caterina anche ricordava, di scegliere gli uomini che abbiano le capacità, le competenze e soprattutto la concezione dello spirito di servizio nel governo della propria città e non quella dell'interesse personale. Vi ringrazio.